Dopo la guerra c'è stato un periodo di entrata degli americani e si viveva un pochettino meglio perché gli americani cominciarono a dare qualche cosa da mangiare e si ritornò ai paesi, cominciò a ricoltivare piano piano la terra e via via si è ritornati. Ci sono avuti anni prima che si raggiungesse un tenore di vita discreto. Sono passati per quest'anno un pochettino un po' meglio, sono passati al minimo 7-8 anni. 7-8 anni. Poi piano piano si è cominciato a rivivere, insomma. E dopo un po' d'anni si è cominciato a svolgere il lavoro per Roma, per la capitale, si trovava a fare tanti lavori, uno ha lasciato un po' l'agricoltura e si è spostato ad altre cose. Perché in agricoltura si viveva, ma si viveva soltanto per poter quel poco mangiare, altre cose non le potevi fare, perché era sufficiente per mangiare quello che facevi in agricoltura. Poi invece ho cominciato a diventare edilizia, a Roma, fare i muratori, si guadagnava di più e piano piano la vita stava un po' meglio. E dopo, diciamo, 12-13 anni è cominciato a esci fuori il lavoro assai a Roma, capitale, allora l'agricoltura è cominciata dai giovani, è cominciata a essere stata abbandonata, chi a modo e chi all'altro si sono gettati tutti. L'agricoltura sarebbe stata bellissima, soltanto che avrebbe dovuto darti di che vive, ma non te lo dava, allora eri costretto ad andartene nell'agricoltura. Capito? Comunque, diciamo che dopo un po' d'anni di questa guerra si è cominciato a vivere un po' più spensierati e cominciava a divertirsi un po', cose che non si riusciva più a fare da anni, insomma. Comunque, però la guerra resta sempre una cosa indimenticabile, che non si scorda. Basta una piccola cosa per fartela ricordare. Avresti un messaggio da dare alle generazioni di oggi, che insomma oggi si parla tanto di ricominciare, insomma, a combattere, tra virgolette, in onore degli. Per me, tutti quelli che pensano queste cose sono tutti pazzi, perché la vita è tanta bella e bisogna godersela. No con la guerra. E chi pensa alla guerra sono altro che gente pazza, perché la pace è troppo bella. E si capisce soltanto chi è patito la guerra, forse le nuove generazioni. Sono i genitori che devono insegnarglielo, però, quello che è stata la guerra, anche se loro non l'hanno passata, se sentono i genitori che gliela raccontano com'era, forse gli si leverà dalla testa questa cosa della guerra. Quindi insomma diciamo che il nostro dovere oggi è ricordare, anche tramite. Certo, ricordare, ricordare. Vabbè, grazie.